Nonostante la sconfitta di ieri clamorosa in Europa League contro Lille per 0-3, io continuo a sostenere che il Milan è da scudetto. Certo, a gennaio urgono i rinforzi, nel senso che la società deve assolutamente intervenire perché i rincalzi non sono all'altezza dei titolari. È quello che ho sempre sostenuto e la dimostrazione l'abbiamo avuta anche nella partita di ieri. Tonali è un ottimo prospetto, ma sembra in fase assolutamente involutiva. Diaz è un giovane, secondo me, di assoluto valore, ma deve ancora, come posso dire, migliorare, deve ancora crescere. Krunic, secondo me, non è un giocatore da Milan. Castiglieco, che cosa è successo all'ottimo giocatore, all'ottimo centrocampista, esterno, spesso decisivo della scorsa stagione, per non parlare di Dalot che mi sembra molto più attento in fase offensiva che in quella difensiva. E poi manca un vice Ibrahimovic perché Leao è molto discontinuo e Rebic è spesso infortunato. Ecco spiegata la ragione, secondo me, al 70-80% del tracollo di ieri sera in Europa League, ma non è solo, poi c'è stata. E dopo 8 mesi era abbastanza comprensibile una mancanza di concentrazione. Per cui, cari dirigenti, intervenite. Torno a dire che il Milan, secondo me, al giro di boa sarà ancora in testa al campionato. Per cui, a gennaio sono necessari dei rinforzi se il Milan vuole ancora vincere questo scudetto.